here to make your worries go away. Mariella De Via, lei nel 1971 vince il concorso del lirico sperimentale qui a Spoleto e debutta poi nel ruolo di Elvira nell'Italiano in Algeri. Che ricordo ha di quel periodo? Ma ero molto giovane, un ricordo così goliardico, un bel ricordo, anche se sono ruoli che poi non ho, è un ruolo che non ho mai più cantato. Ovviamente. Due anni più tardi, nel 73, Lucia a Treviso. Una prima di tantissime Lucie. Sì, infatti sì, quello fu il concorso diciamo determinante per me, intanto perché era un concorso internazionale e allora Spoleto non lo era. Poi era un concorso che immetteva direttamente nella stagione del teatro, quindi non c'era una preparazione, non c'era... Appunto la parola sperimentale significa anche quello, che i ragazzi sono seguiti per dei mesi, studia, si studia, eccetera. Invece nel concorso di Treviso si fa un titolo che poi si rappresenta durante la stagione, come cartellone. Lucia all'inizio e la chiusura di carriera con Norma, è un arco estremamente ampio, ricorda un po' quelli della Callas. No, non facciamo paragoni, perché la Callas ha cantato di tutto. Cioè, sì, io sono rimasta comunque nell'ambito del bel canto, voglio dire, non sono andata mai fuori. E quindi ci può stare. Il percorso da Lucia a Norma è stato un percorso di maturazione, anche vocale, e quindi sì, è stato un percorso lungo, ma insomma, piacevole alla fine.